Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nono episodio di The Curse of Monkey Island. Come sempre, se vi siete persi gli scorsi episodi, andatevi a recuperare prima di vedere questo. Bene, ci avevamo lasciati l'ultima volta, dopo essere in sostanza morti, eravamo schiattati, però fortunatamente solamente in apparenza, perché in realtà siamo praticamente stati sepolti vivi, ma siamo vivi fortunatamente. E quindi dobbiamo uscire un attimo da questa situation che si è creata. Quindi direi, ci vediamo subito nel gioco e cerchiamo di uscire fuori da questa bara nella quale ci hanno rinchiuso. Bene ragazzi, eccoci qua nella cripta nella quale siamo stati rinchiusi e in teoria la bara in cui siamo stati rinchiusi è proprio questa in basso a destra. Ok, allora, innanzitutto proviamo ad uscire da qua. Cioè, scusate, la mazzetta non si può usare? Tipo con la bara? Non posso usare la mazzetta così. No, ok. Allora, proviamo ad usare lo scalpello, vediamo un po'. Oh, ci siamo. Ok, benissimo. Mamma mia! Da dove vengono questi colpi sinistri? Provengono dall'interno di una di queste bare. Dai morti! I morti che mi circondano. Devono conoscere il mio terribile segreto. Non mi lasceranno riposare in pace finché non avrò pagato per i peccati commessi contro. Aspetta un attimo, io non ho un terribile segreto. No, infatti, che cazzo. Hai fatto delle vipe mentali, boh. Sentiamo però che c'è appunto qualcuno che bussa da qualche parte. Ma proviamo a usare lo scalpello con quest'altra bara. Vediamo un po'. Non so se riuscite a ricollegare, ma. Un po' vi spiego, eh. Sono felice di essere finalmente uscito da quella cosa. Pur tenuto conto del fatto che era un modello confortevole, con molto spazio per testa e gambe. Beh, salve, dimmi, hai una faccia familiare? Oh, sì, certo. Naturalmente, Guybrush Threepwood. Sei quello che mi ha chiuso dentro quella bara. Beh, vedi, volevo solo. No, no, non voglio sentire scuse. È stato il periodo più bello della mia vita. Mi ha dato modo e tempo di pensare. Pensare alle cose davvero importanti. Non so se lo hai considerato, figliolo, ma venire sepolti vivi non è un'esperienza del tutto inusuale qui nei Caraibi. Non ero consapevole di ciò. Per non parlare delle incursioni dei pirati e delle battaglie navali. Enormi rettili mangiauomini. Pericolose sabbie mobili. Pistolieri dal grilletto facile. E naturalmente quei noiosi zombie. Hai mai pensato a cosa accadrebbe ai tuoi cari se una di queste disgrazie si abbattesse su di te? Beh, no, ma. Ma certo, naturalmente hai tutto il tempo per pensarci su. Oh no. Sono uno dei fortunati. Sono stato morto. Questo mi ha offerto una diversa prospettiva della vita. Una vita che intendo dedicare a soddisfare il bisogno di assicurazioni sulla vita della gente. Ecco, tieni uno dei biglietti da visita che ho stampato. Se eri rinchiuso in quella bara, come hai fatto a stampare dei biglietti da visita? Non è il momento di preoccuparsi dei dettagli, figliolo. Ora è il momento di chiederti: sei assicurato? Sparisci adesso e lasciami sistemare l'ufficio, Siamo intrappolati qui! La porta è chiusa! Assurdo! Questa è una cripta sicura di Stan, completa di sistema brevettato di apertura Secure Lock. Basta girare questa maniglia. Ah, ok, sai come uscire, meno male. Ah, vabbè, easy, ragazzi. Cioè, quindi volete dire che lui è stato chiuso per. Cioè, se consideriamo che noi l'abbiamo chiuso nel 1992, questo gioco uscito nel 97, è stato chiuso per ben 5 anni. Onesto. Comunque, abbiamo visto che questa esperienza l'hanno un attimo provato perché, diciamo, è uscito anche dal business delle bare e adesso è entrato nel business delle assicurazioni, così sembra. Ok, va bene, direi ci hanno liberato, proviamo a tornare all'hotel. Vediamo un attimo, adesso che ci rivede che in realtà non eravamo morti, che succede? Proviamo a vedere.
Vediamo. Ehi, ragazzi, suppongo che vi state chiedendo come ho fatto a ritornare in vita. Qualcuno ha delle domande per il ragazzo che è tornato dall'aldilà? Nessuna domanda tipo c'è vita dopo la morte? O esiste il paradiso? Ci sono parcheggi a sufficienza? E va bene, non vi direi nulla dell'altro mondo neanche se mi supplicaste. Nessuno frega niente, benissimo. Allora ragazzi, cosa abbiamo scoperto? Quindi abbiamo scoperto tra lo scorso episodio, in realtà questo che abbiamo appena iniziato, che c'è un modo per morire in sostanza, per essere seppelliti. Perché questo ci può tornare utile? Perché nello scorso episodio, parlando con il caro Good Soup qua, lui ci ha detto in sostanza che la sua prozia è stata sepolta con, diciamo, l'anello senza la pietra, però a noi serve ovviamente un anello completo, quindi serve sia la pietra sia la parte sotto, insomma, che si mette il dito. Ecco, e quindi dovremo sfruttare questa cosa che sappiamo, diciamo, come fare a essere sepolti, tra virgolette, quindi come fare ad arrivare nella cripta, per arrivare nella cripta e quindi recuperare parte dell'anello. Però qual è il problema? È che noi adesso, se moriamo, ci mette nella cripta quella lì, diciamo, non di famiglia, no? in cui c'è la prozia, ma nella cripta, in un'altra cripta in sostanza, in una generica, no? Non in quella di famiglia. E quindi ora proviamo a parlare con Good Soup, perché dobbiamo provare a chiedergli come fare a essere sepolti proprio nella cripta della zia, perché noi quello vogliamo, no? Quindi proviamo a parlarci, vai! Vabbè, il drink lo teniamo per quando vogliamo morire, poi. Credevo che se fossi morto sarei stato seppellito con tua zia. Ecco, qua è il problema. Credevo che se fossi morto sarei stato sepolto con tua zia. Beh, ovvio, no? Non puoi essere sepolto nella cripta della famiglia Good Soup se non sei un membro della famiglia Good Soup. Un membro della famiglia, eh? Mm. Zio Griswold, ma come Griswold? Sono io! Zio Griswold, sono io, non mi riconosci? Riconoscerti? Non ti ho mai visto in vita mia! Come ti chiami? Oh cavolo, vegetariano, piselli secchi, col prosciutto tutto attaccato, wonton, oppure bistecca al sangue... Bistecca al sangue e patatine. Bistecca al sangue e patatine? Vengo da un ottimo allevamento irlandese. Mm, non ricordo nessun parente con questo nome. Ma certo, che cazzo di nome è? Guardami, non ho l'aria di un Good Soup. No, non assomigli per niente a un Good Soup. In effetti, somigli di più a un Rothschild. Hanno sempre avuto pessimi tratti somatici. Ne sei certo? Certo che ne sono certo. Ogni giorno passo dalla sala dei ritratti della famiglia Gozzo e offro i miei rispetti a ciascuno dei miei rispettabili antenati. Ogni caratteristica somatica della famiglia Gozzo è ritrovabile in quei ritratti. E non vedo nulla in essi che mi ricordi qualcosa di te. Ah. E niente, ok, beh, giustamente. Ok, questo posto è un mortorio, già lo sappiamo, va bene. Sono in giro ad esplorare il fascino rustico di Blood Island. Ok, allora dobbiamo trovare un modo quindi per convincerlo che noi siamo parte della famiglia Good Soup. Benissimo, allora proviamo a tornare un attimo nel cimitero. Proviamo a parlare un attimo con Stan, perché non ci abbiamo più parlato poi alla fine. Ok, ah, guardate come l'ha attrezzato già. Vediamo. Mutua di Stan. Guardate come si è attrezzato già. Oh, ragazzi, due secondi fa siamo andati via. Vai, vediamo un po' cosa da offrirci stavolta. Mi hai convinto, voglio stipulare un'assicurazione. Vai. Mi hai convinto, voglio stipulare un'assicurazione. Una scelta saggia della quale non ti pentirai. La questione non è se puoi permetterti o no una polizza assicurativa, ma se puoi permetterti di non averla! A proposito, tu puoi permetterti una polizza? Dipende. Quanto costa? Oh, dipende da diversi fattori. Che tipo di copertura desideri? Che cifra vuoi spendere?
tutta una serie di calcoli complicati, equazioni basate sulla scala mobile, eccetera. Ma non voglio annoiarti con tutto ciò. Ti farò una sola domanda. Quanti soldi hai? Beh, ho questi spiccioli di legno. Mi rendo conto. Forse non sono stato chiaro in qualche punto del discorso. Sebbene nulla mi renderebbe più felice che farti uscire di qui, con la coscienza in pace per aver fornito sicurezza alla tua famiglia nella malaugurata ipotesi di un tuo decesso. Io devo mandare avanti la baracca qui. Se non puoi offrirmi qualche altra garanzia, non posso venderti una polizza. Che ne pensi di un enorme diamante libero da maledizioni? Ma chi c'era, scusami? Cosa ne pensi di un enorme diamante libero da maledizioni? Cosa mi dici? Tu hai un enorme diamante libero da maledizioni? Ma ok, no. Ma ne farò presto uno. Sono quasi tentato di pensare che stai provando ad approfittare della mia generosità. Non vorresti farmi un'offerta seria, no? Tra l'altro, quando ce l'abbiamo non è che lo diamo a lui, lo diamo a Len e abbiamo finito. Scusate. Ombrello di canna, bottiglia, sì, ombrello. Vabbè, facciamo la cosa che ha più senso, il dente che è d'oro, proviamoci. Questa autentica reliquia pirata. Il vero dente di un vero pirata. Unico nel suo genere. È vero oro? Il più puro che esista. Non c'è più molto sputo sopra, comunque. Adesso comincia a parlare la mia lingua. Ottimo, vediamo di trovare una copertura che ti soddisfi. E ti posso assicurare che hai garantito ai tuoi congiunti un futuro tranquillo dopo la tua triste dipartita. Quali sono esattamente i termini del contratto? È molto semplice, ragazzo. Quando tu muori, chiunque possieda questa polizza riceve un sacco di soldi. Un sacco di soldi? Wow! Wow! Giusto! Ora desidero che tu stia attento là fuori. Certo, lo farò, grazie. Dico sul serio. Voglio che tu stia molto, molto attento. Lo farò. Va bene, quindi la possiamo prendere? Ah no, ce l'abbiamo? No. No, scusate, ce l'abbiamo già, vediamo un po' che dice. Il portatore di questo documento eredita la somma di un sacco di soldi. Ecco. In caso di morte di bistecca al sangue e patatine good soup. Ah, good soup? Ah, ok. Vabbè, c'è scritto good soup, quindi scusatemi. Se ne andiamo su, no? Andiamo qua. Scusate, vediamo un attimo. Cioè, se noi diamo questo a lui, non credo però che si convince così. Vediamo un po'. Non credo che gli piacerebbe. No. Ok, no, dobbiamo fare un'altra cosa. Allora, lui ci ha detto che per vedere un po' i tratti somatici della famiglia, consulta, diciamo, dei quadri che sono al piano superiore. Quindi, direi, proviamo ad andarci un attimo. Vediamo un po' come sono questi quadri della famiglia. Ok, siamo arrivati qua. Allora, questa dovrebbe essere la porta chiusa di quel tizio che ci ha detto che faceva le urla. È chiusa. Ok, e non voleva mai più saperne, va benissimo. Però questa, vediamo se si apre. Ah, ok. Bene. Ok, qua vediamo dei vecchi ritratti. Sono un mucchio di ritratti della famiglia Van Salad. Ah, però di Van Salad. E scusate, là invece fuori ci sono quelli di Good Soup, spero. Vediamo un po', questo dovrebbe essere ritratto. Barone C, zuppa di pesce Good Soup, pioniere della tecnologia dei crostini. Assomiglia un sacco al tipo del bar. Ah, ok, e questo? Minerva Stroneheim Good Soup, baronessa di Borsch. Va bene, allora proviamo un attimo a rientrare. Sono loro quindi, ok. Ma io vedo qua però che c'è un chiodo, no? Vediamo un po'. È un grosso chiodo. E se noi facciamo così? Ok, abbiamo fatto cadere il quadro. Andiamo a vedere un po' che abbiamo combinato. Ah, ok. Possiamo prenderlo? Ok. Sarà meglio liberarmi di questa cornice incriminante. In effetti. Vedi che serviva la bacchetta a qualcosa. Ce l'ho usata. Cosa?
l'ho usata da qualsiasi parte del gioco, cioè ci ha sempre detto no, no, qui no, qui no, e ora la usa, ma guardate. Vabbè, chiodo. Ok. Abbiamo quindi questo ritratto, ok. Un quadro davvero brutto, assomiglia al barista. Bene. Allora, proviamo a fare una cosa. Prendiamo le forbici e le usiamo lì, col quadro. Ho ritagliato la faccia. Ok. Bene. Poi facciamo un'altra cosa. Allora, adesso che abbiamo tagliato la faccia, proviamo a fare una cosa. Mettiamo il ritratto qua. Perfetto che c'è un tondo. Entriamo. E mettiamo la faccia qua. Vediamo un po'. Ah, non c'è nulla come la famiglia. Non importa cosa possa succedere nel folle mondo del business alberghiero caraibico, posso sempre rilassarmi sapendo di provenire da una famiglia agiata. Buona famiglia. Ecco cos'è importante. Buona educazione e cultura, proprio come il nonno Lambert. Educazione, cultura e molto, molto denaro. Ti fa sentire orgoglioso. Che strano. Non mi ricordo che il nonno Lambert avesse un aspetto così comune. Strano. È come se i suoi occhi mi seguissero. Queste cose mi danno i nervi. Ok. Va bene. Stiamo agendo, ragazzi, sull'inconscio proprio, qua. Va bene. Ok. Ma già che siamo qua, facciamo un'altra cosa, va. Abbiamo il biglietto da visita di Stan. Proviamo a fare una cosa. Scassiniamo la porta col biglietto da visita. Ehi, hey, sono proprio bravo in queste piratate. Ha funzionato. Vai, proviamo a entrare nella stanza malefica. Vediamo cosa c'è dentro, eh. Dio mio, speriamo di non trovare cose strane. Che c'è di strano? Ma così tranquillo, eh. Finestra, cosa si vede da qua? Da sul cimitero, inquietante. Mazza. Dormire con vista cimitero, una favola proprio. E qui? È un armadio che puzza di muffa. Ah, apri. È così ammuffito che mi rifiuto di aprirlo. Va bene, e qua? Di sicuro dentro c'è solo una di quelle bibbie da hotel. Questo ho paura di vedere, il letto. Proviamo. Com'è? Sarà qualcosa di brutto. Madonna! Brutto! Vediamo un po'. Non ci arrivo. Cavolo. Aspetta, riproviamo. Madonna, brutto però questo, è morto in un modo un po' abbastanza bruttino, eh. Ma questo chi sarebbe? Oh, scommetto che il suo conto è molto salato a quest'ora. Che miseria. E se noi usassimo... Ho una mazzetta e un chiodo. Saranno perfetti, appena avrò capito come usarli assieme. Allora, aspettate, noi abbiamo il Devo chiodo, Devo prima no? tirare giù il letto. Esatto, tira giù il letto, proviamo a fissarlo per terra col chiodo. Se no continua a cadere. Metti il chiodo qua, ecco. Un chiodo non è sufficiente a reggere questo letto. Porca miseria. Ma non posso usare la mazzetta così. Mettiamo. Cioè, lo stiamo facendo morire, devo essere morto quasi, eh. Ok. Ah, sapete ragazzi perché? Cavolo. Un chiodo non è sufficiente a reggere questo letto. Sta venendo in mente, quando siamo stati, quando abbiamo aperto la bara, lì era pieno di chiodi, non l'abbiamo presi. Aspettate, vado a prenderli e poi ci rivediamo qui. Intanto quello. Allora. Bentornato alla Real Mutua di Stan. Grazie. Allora, eccoli qua i chiodi. Oh, non l'avevamo presi, mannaggia a noi. Vai. Quindi abbiglia tutto. Ok, adesso torniamo. Entra, eccoci qua. Allora, vai. Adesso dovremmo farcela. Eccolo. Eccoli qua. 3 miliardi di chiodi. Oh, vai. Sa lui sotto che sente rumori, cosa pensa? Non sono sicuro che siano abbastanza forti da reggerlo. Mi servirebbe un altro chiodo.
Eccolo qua, già. Perfetto. Ecco, il letto è inchiodato. Oh, così dovrebbe andare. Perfetto. Allora, vediamo un po' che cosa aveva qua. Quindi sto libro qua che è. E Good Soup, una vita per immagini, di M.M. Good Soup. Ah, prendilo un po'. Ah, quindi questo qua è un libro sui Good Soup, quindi possiamo anche farci una cultura, così poi lo convinciamo, quello là che siamo dei Good Soup. Vediamo un po'. È pieno di date e aneddoti che avresti sempre voluto sapere sulla famiglia Good Soup. Oh. E dice che potrò ricevere un aggiornamento al mese oppure rinunciare senza impegno e tenere la mia copia di Bucanieri e Bouillabaisse come omaggio. Va bene, e allora ragazzi, a sto point, madonna, si è ridotto male questo, eh. Vabbè ragazzi, allora direi, proviamo a tornare giù a questo punto dal nostro barista, eccolo qua. Proviamo adesso a convincerlo, vediamo se riusciamo. Allora, c'è. Guardami, non ho l'aria di un Good Soup. Ora che me lo ricordi, noto una vaga somiglianza con il mio bisnonno C. Lambert Good Soup. Chi? Clemmy? Ma se i ragazzi a casa non facevano altro che dirmi sei il ritratto sputato del vecchio zuppa di pesce Good Soup. Sai, credo che tu abbia ragione. Mi meraviglio di non essermene accorto prima. Siamo noi, oh, perfetti. Potrei parlare tutto il giorno della storia, vai, vai. Potrei parlare della storia dei Good Soup per tutto il giorno. Cosa sai del primo fatale viaggio verso i Caraibi? Ah, vuoi dire quello che... il barone Salmon Fumé de Good Soup intraprese nel 1621? Esatto. Sbarcò su Scab Island armato di un cucchiaio e di un sogno. In 4 anni aveva fondato la più grande catena di ristoranti di minestre dell'emisfero occidentale. Nel 1635 aveva già spazzato via la famiglia Van Salad dai Caraibi. E il suo impero della ristorazione era esteso in tutto il globo! In realtà, i Van Salad resistettero fino al 1637 e la catena di alberghi e ristoranti Good Soup non divenne mai popolare nel Sud Pacifico. Sì, è vero, hai ragione. Figliolo, sembra proprio che tu avessi ragione. Un benvenuto al ritorno del glorioso nome dei Good Soup. Sono onorato. Come Good Soup, sei abilitato ad usufruire di ogni beneficio che si confà al tuo nome. Prestigio immediato su tutta Blood Island. Il 10% di sconto in ogni locale dei Good Soup nei Caraibi. E ovviamente medico, dentista e una rendita di 400.000 dobloni. E meglio di tutto, se ti capitasse di morire, sarai sepolto nella stravagante cripta di famiglia dei Good Soup. Oh. È come se tutti i miei sogni si avverassero. Allora, siamo pronti per morire nuovamente. Allora, vai. Altro giro, altra morte. Vorrei un drink, per favore. Ecco qui, ragazzo. Siamo pronti per questo viaggio che ci cambierà la vita di nuovo? Vai. Vai, andiamo, di nuovo verso il viaggio nella morte. Vai. Oh, caro. Ha avuto un'improvvisa ed inaspettata ricaduta di morte. E proprio quando ci eravamo appena ritrovati. Come suo parente, è mio dovere donargli adeguata sepoltura. È mio voto solenne che tu, giovane bistecca al sangue e patatine, sia sepolto nella cripta di famiglia dei Good Soup. Ottimo! Madonna, come abbiamo fatto uscire? Olè, madonna, che cripta. Ok ragazzi, vediamo un po' la bara a cui siamo usciti. Orribile. Madonna ragazzi, che inquietante sta cosa. Buco, vediamo. Ehi, c'è un buco sul soffitto della cripta.
Potrei riuscire ad infilarmici. Oh, ragazzi. Wow, è un tunnel che sfocia in una foresta oscura e tenebrosa. Mi sembra familiare in qualche modo. Come se l'avessi vista in sogno. O forse... non so. Grandi scimmie saltellanti. Una terrificante orda di giaguari feroci meravigliosamente renderizzati. Mi stanno venendo incontro. È stato un bene che non mi sia infilato in quel buco, sarei spacciato ora. Ricordate ragazzi, sempre un altro riferimento a The Secret of Monkey Island. Praticamente cosa succedeva, vi ricordate, quando eravamo all'interno della foresta e guardavamo dentro quel tronco, ci diceva inserisci floppy che non esisteva, no? Un floppy aggiuntivo che non era compreso nei floppy che davano a quel tempo con il gioco. E qui appunto sostengono, riprendendo un po' questo easter egg di The Secret of Monkey Island, che quindi guardando dentro, inserendo quel floppy che in realtà non esisteva, venivamo trasportati appunto in Monkey Island 3, che infatti sarebbe stato fatto ben 6 anni dopo. Quindi carino questo giochino che hanno ripreso. Ma allora, prima di salutarci, direi andiamo di qua. Vediamo un po'. Mamma mia! È lei, mi sa, eh? E lei, sposa fantasma, ma dopo, qua che dice? È una targa alla memoria di Minnie Goodsoup. È lei, ragazzi. Madonna, che inquietante. Cioè, siamo morti talmente tante volte che possiamo vedere i fantasmi. Dire, ragazzi, parleremo con Minnie nella prossima puntata, perché abbiamo già fatto parecchie cosette per questa puntata. Come sempre, se l'episodio vi è piaciuto, lasciate un mi piace e noi ci rivediamo nella prossima puntata di The Curse of Monkey Island. Un saluto, ciao a tutti!